Ma non riesco a prendere seriamente il nostro T-Rex adesso. Già sembra che ci abbia il muso incazzato, come a dire: ti prego cavolo subito o ti sbrano il cugino. Ora posso veramente dire: benvenuti al Jurassic Ark. Salve a tutti, sono Dono Gamer e bentornati su Ark Survival Evolved. E siamo ancora in compagnia della Gisualda, che come potete vedere mi ha messo il vestito da festa, visto che è il giorno di Pasqua. Quindi prima di tutto, buona Pasqua a tutti voi. Gisualda, ma scusa, c'ha due uova di Pasqua sotto la tuta o... Ah no, è vero, la Gisualda c'ha le tette grosse, mi ero dimenticato. Buono, siamo di nuovo su Ark e hanno attivato la mod quella pasquale. Dov'è Gigio? Gigio! Il mio gattino personale, Gigio. Ciao Gigio, aspetta, ti porto via con me. Vediamo un po'. È una vita che non avevo Gigio sulle spalle, ma vabbè, dettagli. Dicevo, hanno attivato finalmente la mod di Pasqua e adesso possiamo divertirci a raccattare quante più uova possibile. Le portiamo qui al nostro cooking pot e potremo sbloccarci inserendo le uova. Diversi ovviamente i premi, le orecchie da coniglio che già un po' ne ho dall'anno scorso. Il cappello da pulcino, non so perché. E il cappello con l'uovo, che vanno bene sia per la Gisualda che per i nostri dinosauri. E ovviamente il costume da coniglio pasquale del Procoptodon. Il Procoptodon, dice sì, il nostro canguro, se vi ricordate ha subito una lieve plastica facciale. L'abbiamo visto lo scorso episodio, quest'oggi vediamo anche gli ultimi due dinosauri, ovvero il Parasauro e il Lupo. Che vabbè, il Lupo non è un dinosauro, ma lo devo catturare. Dicevo, hanno subito una modifica estetica. Io avevo ancora il costume dall'anno scorso, che mi ero dimenticato di farlo vedere. Quindi la mia domanda è: avranno fatto l'upgrade anche del costume? Ma soprattutto, dove poi ho parcheggiato il Procoptodon? Porca di quella iper porca. Allora, noti innanzitutto che il mio dodo è rimasto un dodo e non è diventato un bunny dodo, perché se vi ricordate i dodo e gli oviraptor durante questa modalità saranno con le orecchie da coniglio. Quindi ci spawneranno praticamente le uova di Pasqua. Oh, ciao Ciccio, gironzolando ad cacchio, non ti ho trovato. Allora, aspetta che ti metto il costumino, che in teoria va ancora bene, no? Vediamo un po'. Risposta sì. Oh mio Dio. No, scusa, fatti vedere prima di tutto quante uova pasquali non c'hai. Mi sale veramente la voglia. Bello. Ok, ok, sembra che abbiano fatto un attimino di upgrade, non c'è che dire, quindi ancora il costumino ci sta. Beh, non è a livello della TLC, però dai, ma dai, no scusa, devo cavalcarti un secondo, a parte pazienza. Ah, va da sé che ovviamente il gioco laggerà per il semplice fatto che, come abbiamo detto nel corso episodio, siamo nella nostra vecchia base e ci sono tutti i dinosauri. E comunque sì, questa è la creatura più piucciosa che sia mai esistita sulla faccia della Terra. È sempre noto caro Procoptodon, ma come ti ho detto, scusa, ma fa anche i salti da Procoptodon, quindi se faccio così... Ok, fa anche i salti da Procoptodon barra coniglio pasquale. Aspetta allora che vado un attimino a cercarmi un po' di dodo. E mi sembra di averne già visto uno, mi sono impantanato, buon salve. Ciao dodo, anzi ciao bunny dodo. Allora, mi sa che ci conviene farci... Aspetta, HUD torna da me, dicevo. Mi sa che ci conviene farci una piccola gabbia in cui tentare di riportarli dentro tutti. Io mi sono già craftato i rampini. Altro dodo? Vabbè, il paradiso del bunny dodo. Li metto tutti in un'unica gabbietta, così che se trovo anche un oviraptor ce lo porto dentro, dovrebbero cagarmi fuori uova come non ci fosse un domani. Poi, signore, signore si placchi, ti piglio a calci in culo, non ci sono problemi, Ark, non laggarmi proprio adesso. Arancisce, cagamore, ti legno tutto. Aspetta che si stanno dando man forte l'un l'altro. Uno dovrà riuscire a buttarlo giù. Gigantosauro, non sta a darmi una mano, eh. Uilla, il cadavere peraltro è volato tipo malissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Bello che gli animali non è che fuggono, no. Li stai percutendo, va. Esce questo corpo satana, li stai percutendo e loro restano lì. Ciccio, scusa, per cosa ti pago io? Ma ho bei dettagli. Devo anche ricordarmi di recuperare il lupo più tardi, eh. Però per adesso mi concentro e mi faccio mezza gabbietta. La possiamo fare anche qui. Non la farò gigantesca, la farò letteralmente uno per due. Voglio dire, ci dobbiamo mettere i dodo, quindi fotte sega. Ah, per inciso, sono appena uscito da 3 ore della Pixar. Se ve la siete persa, guardatela. È il gioco perfetto, unione fra Ark e Minecraft. E vi giuro, io lo sto adorando alla cavolo di follia. A che pirla, giusto? Per voi sarà già uscito l'episodio, perché la Pixar uscirà sabato e questo dovrebbe uscire il giorno di Pasqua, che è domenica. Allora, vediamo di farci la nostra bella gabbiettone. Tac, aspetta che non mi chiudo dentro, perché sono un pampino speciale. Ed ecco qui. E potremmo farci delle rampine in modo tale che portare gli animali dentro sia considerevolmente più facile. Di no, rampina alta, fuori una. E rampina alta, fuori due. Così che quando io li trascino, op, mi arriveranno dentro la velocità della luce. Casomai facessi boiate, mettiamo una rampina di qui e anche una rampina di qua. Sperando ovviamente che i carnivori dell'isola non abbiano la stessa idea, che quindi op, mi vadano dentro e mi facciano mambassa di nostri ciccetti. Allora, mi si è dato il rampino, olè. Mi si è dato il rampino ad alta definizione, grazie. Non mi ricordo neanche come funzionasse, onestamente. Era lo stesso rampino che ho usato 2 anni fa nell'episodio pasquale di Ark, ma era successo di tutto. Ti sento, Dodino.
qua. Dodino, ciao. Come glielo lancio così? Oh, preso. Aspetta, aspetta, che se sta troppo vicino, ti si stacca. Quindi presumo che questa sia una caratteristica che non è cambiata. Il problema è che no, guardo il dodo o guardo dove buia la gabbia. Oh, la tattica dovrebbe funzionare in teoria, No, adesso le tigri. No, adesso le tigri, che non mi pare un bel momento, Porca di quella porca, non quando c'ho... No. Dove sta correndo? Ma che strozza! Ehi! Porco cane, no! Dodino, sei ancora aggrappato a me? Va, che fortuna, non pensavo di poter imbracciare un fucile. Ok. Ora andò fra l'altro che saltare dalla... È arrivato comunque il dodo, io volevo saltare dall'altra parte. Ma intanto un dodino ce lo siamo procurati. Ciccio, siamo a posto. Dovevo solo in teoria abbassare. E questo si è sbloccato. Perfetto. Il problema è che ora sono bloccato qua dentro. Aiuto. Cioè, io pensavo di aver inventato un metodo sicuro. E invece mi passa la tigre e ci aggredisce. Che peraltro subito mi si è avventata contro il mio povero Procoptodon, che doveva essere in modalità passiva. Buono, qua intanto abbiamo un altro dodo. Mi piace come il dodo non si è neanche accorto di nulla, Lui tranquillo, tranquillo. C'ha un arpione ficcato sulla panza. Ma vabbè, tagli, buono. Ok, vieni dentro anche tu. Dodino, dentro da sopra. Olè, perfetto. Oh, stiamo raccattando. No, non cacca, Ciccio, mi dovresti fare uova. Per inciso dovrebbero essere tutte femmine, credo. Fino adesso vedo solo femmine, a posto. Bannuccio Viraptoruccio, dove sei? Che quelli poi tendono anche a scappare, quei fetecchi. E se scappano è un casino, perché non... ti si stacca il cavo. No, eccolo qua, è tornato, perfetto. Aspetta, cerco di prenderlo. Preso. L'Oviraptor è perfetto, perché farà in modo che i nostri dodini facciano più uova. Yay! Sia lode l'Oviraptor. E lui stesso dovrebbe anche farmi delle uova. Aspetta, vieni qui, Oviraptor. Oviraptor, vieni qua. Dov'è? No, da sopra. Ciccio, da sopra. Da sopra mi devi stare. Ah, ok, così lo attiro, attiro. Sento che fa snick. No, dove stai andando? Gli sto dando più corda. Meno corda, scusa. Meno corda. Vai. E sei qua con noi. No, mi è andato dall'altra parte. Ma porca... Ok, ce l'ho fatta, ma ci sono voluti 10 minuti. Un parto incredibile. Ok, dodini, fatemi le uova. Non me ne frega un cavolo se te scappi in giro. E ok, dai, io vedo di gironzolare, di recuperare un altro po' di dodini. Così prima o poi dovrebbero farci le uova. E poi andiamo a caccia del lupo, che è da queste parti. E il parasauro è da quell'altra parte. Non devo neanche fare troppi giri. Ah, non devo fare neanche troppi giri, per il senso della parola. C'è il dodino direttamente qua. Dodino, vieni. Qua, dodino. No, no, non devo essere attirato. Ah, scusa, ho chiaramente mancato il dodino. Dicevo, dodino, vieni con me. Mi farai le uova, perché... qui dodino, vieni qua, su. Suga, che ci sei, dai che ci sei, e olè. Ah, come ho un futuro come rapitore di dodo, non c'è che dire, Boh, ci è voluto un quarto d'ora, ma come potete vedere abbiamo accumulato un po' di dodini, che fino adesso hanno fatto più che altro cacca. Ma vabbè, dettaglio, Viraptor, te dovresti tipo farmi aumentarmi la quantità di genti che mi droppa uova, Ma vabbè, dettagli, non so se lo devo domesticare. Buono, allora, adesso, porco cane della neve, devo vedere di raccattarmi un bel lupo chiotto, che non sarebbe male, così lo possiamo testare. Vediamo se non devo fare i big giri. Ho tolto l'effetto bloom perché mi stava accecando sulla neve. Ribadisco che mi sembra un pochettino eccessivo su come l'abbiano programmato. Ah, qua ci sono le iene. No, le iene non mi interessano, voglio lupi. Non lupi di Pasqua, lupi normalissimi vanno più che bene. Aspetta che tanto mi libero delle iene, così non ci rompono. Oh, vabbè, con che sa... vabbè, ma ci diamo una calmata. Boni? Ma le iene volanti per davvero? No, no, verso la mia gabbia di dodo. Porco cane. Gisualda, quando vuole sparare al signore. Perfetto. Mi son caccato in mano. Jon Snow, aspetta, sei tu, sei il mio lupo. Aspetta. No, cioè, fammi capire. Io sono... ci sono rimasto malissimo. Davvero, è dallo scorso episodio che cerco di scervellarmi per capire dove sia il mio lupo. Ora sono qua che sparo agli animali e il mio lupo compare dal nulla. Ok, della serie, perché no? Tutti e due i miei lupi. Ok, buon salve. Dove eravate? Boni, un secondo. Oh mio Dio, è vero, non li utilizzavo da quando ci siamo procurati Heineken, quello domesticato a birra. Quindi scusate un secondo. Spero che non mi parte un colpo accidentale. Bello. E vabbè. No, anche quei lupi hanno fatto un lavoro eccezionale. Il problema è che adesso i lupi sono sempre in branco. Vi giuro, su Ark sono diventati un pericolo incredibile. Che peraltro alcuni lupi hanno il graffio sul muso e altri no.
Oppure se è perché sei ferito, è una delle due, ma vabbè dettagli. Sì, è perché il nostro Jon Snow è rimasto ferito. Ma povero Stello, hai anche finito la carne e dopo te ne procuriamo un po', eh. Ce li avevamo procurati una marea di episodi fa, scusa un secondo. Ole, guarda, non poterli cavalcare in tutta tranquillità. Mi ero dimenticato quanto fossero veloci, aspetta un attimo. C'è il simbolo della carcassa. Aspetta, vediamo un po'. Ah, prima di tutto ho notato che la nostra Ygritte, probabilmente perché è di livello maggiore rispetto a Jon Snow, è il pack leader, ovvero il leader del gruppo. Quindi, in teoria, se ho capito bene, aspetta, fatemi vedere. Se io la faccio ululare col tasto destro, dovrebbe ululare tutto il branco. E gli dà un potenziamento. In effetti c'è un indicatore in alto a destra che indica pack leader, quindi dovrebbero probabilmente avere le capacità come danno e altre caratteristiche aumentate fin tanto che l'indicatore scadrà. Oh, potremmo provare ad attaccare qualcuno, tipo un anchilosauro, voglio dire, di solito. Uila, ci va giù parecchio. Vedete adesso che c'è un indicatore sopra la sua testa. Credo che voglia dire, tipo, giallo che ha la vita a metà più o meno, rosso-arancione che ha la vita quasi finita e bianco che è un cadavere. Quindi sono in grado di individuare cadaveri o creature ferite direttamente dalla distanza. Questa è un'abilità molto molto utile. E come avete visto l'abbiamo buttato giù alla velocità della luce, considerando che l'anchilosauro è un dinosauro che ha una corazza considerevole. E il fatto stesso poi di essere in branco, sapete bene, ne aumenta la potenza. Maggiore è la quantità di lupi all'interno del branco, tipo fossero in 4, la potenza complessiva sarebbe veramente devastante. Per questo che quando i lupi li incontrate liberamente sono un pericolo considerevole. Vedete? Ad esempio lì ti ha indicato il cadavere. È molto pratico, tipo un istinto di caccia. Aspetta, però devo recuperare un parasauro. Vabbè, intanto lo faccio fuori. Sì, c'era l'indicatore. C'era veramente l'indicatore. Allora, aspetta però con la tartaruga ninja che subisce meno danni. Eccolo, ok, che l'indicatore. Perfetto. Anche una bella distanza, peraltro. Guarda, sì, è elevata la distanza con di questo potere. Bello, mi piace, è diventato veramente un ottimo cacciatore il lupo. E va da sé che non è un episodio di Ark se qualcuno non mi si blocca nella roccia. Oh, ma santo cielo, non è possibile. Altro che la spada nella roccia, il pirla nella roccia, io mi ci blocca sempre. A posto? Possiamo ripartire? Felici e contenti? Grazie, buongiorno anche a lei. Mi domando se con il bonus dell'ululato possiamo tipo buttare giù un bronto. Ci proviamo? È un po' una follia, però. Senti chi non risica, non risica. Arr, perfetto. Proviamo ad attaccare il bronto, se ci muore qualcuno. Ah, ma vabbè, non ci vuole tanto. Anche il carno. Aspetta, che c'è un carno qua dietro. Signor Carno, buongiorno. Andiamo un po', lo legniamo di brutto. Oh, cane, il Carno ci è andato giù iper rapidamente. Si va di bronto. Oh, senti, si va di bronto. Abbiamo l'abilità ancora per un po', quindi ne approfitto senza... Aia, un minimo di rispetto. Lui legna bene, ma noi siamo dei lupacchiotti incazzati con la vita. Guarda che roba, lo stiamo danneggiando tantissimo. È già in fuga. Uila. Ok, anche il bronto non è un problema. E ho raccattato una marea di carne, peraltro. Ok, allora, lasciamo qua i nostri ciccetti per adesso. Statemi buoni lì, Cioè, non penso siano neanche in pericolo, perché avete visto la loro potenza è veramente qualcosa di incredibile. E provo a prendermi molto rapidamente, visto che mi manca Paracula, invece l'abbiamo presa su Pixark. Mi manca un parasauro, quindi lo stecchisco alla velocità della luce, tipo così, perfetto, buon salve. Di che livello mi è lei? E vabbè, livello 3, la tristi tu. Ah, i compi maledetti! Porco cane dei compi, buona Pasqua anche a voi. Porca di quella porca. E vabbè, 4. Qualcun altro? Qualche altro compi? Perfetto, li ho istinti quasi tutti. Ma dimmi te, non vanno bene neanche per farci gli spiedini per Pasquetta, ma porca di quella porca. Dannatissimi compi, mi fanno sempre prendere un colpo, quei piccolini bastardi. Buono, allora, vedo di raccattarmi un attimino di bacche, non ci dovrebbe volere neanche troppo tempo. E ci testiamo l'abilità del parasauro. Mi piacerebbe prendermi un parasauro di tutto rispetto. Salve. E mi passa in parte un parasauro come... a voler essere colpito. Vediamo se lei mi di livello un attimino più alto. E da 3 passiamo a 19. Già meglio, ma contento. Mi domando da chi scappasse. Buono, adesso io vedo di raccattare le baccucce. Un po' di narcotici per il signore, che è una barra del torpore neanche troppo elevata. E dopo ce lo vediamo di testare. Nel frattempo catturo magari qualche altro paio di dodo, tanto ormai siamo alla fine della giornata. E domani mattina ci testiamo l'allegra banda della prateria. Perfetto. Ok, io un po' che mi aggiro anche per le spiagge, perché ho trovato un bel po' di uova già direttamente qua. C'è qualche dodino che sta spawnando qualche uovo. Sono abbastanza evidenti che sono belli grossi e anche tanto colorati. Quindi letteralmente li notate da un chilometro di distanza, E guarda, neanche detto. Cioè, voglio dire, se non noti un uovo così. A parte che voglio dire, come fa un cavolo di dodo a cacarmi un uovo così? Perché è grande quanto il dodo, capisco il Bunny Raptor. Il problema è che dopo una mezz'oretta che sono spawnate sulla mappa,
Sidespo un anno, buongiorno, buongiorno. Ok, se vuoi fare tipo caccia al tesoro. E quindi dovete prendere al volo. Allora, aspetta che è anche tornato il noto parasauro. Buon salve. No, lei mi cacca cose normali invece. Perfetto, e ce lo cavalchiamo. Oh mio Dio, da quanto tempo che non salivo su un parasauro su Ark normale. Allora, il parasauro è diventato praticamente un allarme vivente, se ho capito bene. Con il tasto destro lui fa tipo una scansione di tutti i pericoli che ci sono attorno. Infatti mi dice sopra, parasauro livello 29 ha rilevato un nemico. Non so se lo fa comparire anche sulla mappa. Quel bello è che questa abilità la potete attivare anche quando non siete su di lui. Lui continuerà a fare questo lavoro e vi avvertirà sia con dei movimenti e altro. Agli altri dodo. Ma sta spawnando tutti qua. C'è un dodo lì, aspetta, ho visto un altro dodo qua. Dodo come non ci fosse un domani, eh. Mentre invece se premo C dovrebbe fare tipo una specie di urlo o suono che spaventa le creature più piccole, vediamo un po'. Ok, ma sembra che la creatura non gliene freghi più di tanto. Anche dovrebbe funzionare sia con le creature di piccola stazza che quelle di media stazza. E dato che questa è una creatura abbastanza codarda, direi che è un'abilità che gli torna molto molto utile. A parte che anche il parasauro, da un punto di vista estetico, gli hanno fatto un buon lavoro. Non tanto quanto gli altri, ma aveva il muso un attimino molto meno dettagliato, sulle precedenti versioni di Ark. Ma dai, buono, buono, buono. Ed ecco qua infatti che potete anche selezionare i livelli di allarme. Potete abilitare la modalità torretta. Eccolo qua. E lui, come guardate, c'è anche infatti un indicatore visivo. Vi avvertirà quando attorno a voi ci sono dei pericoli. Ha rilevato un nemico? Sì, ha rilevato un nemico. Ah, da quella parte ti indica anche la sua ultima posizione nota. Ok, sei pratico, Ciccio. E continua a farlo in continuo, fa quel bellissimo. E ora ti indica la nuova posizione. Se il nemico si muove, lui ovviamente non può saperlo. Salviamo Miley Saurus. Signorina Saurus, buongiorno, salvata. Ok, mi piace. Mi piace soprattutto il fatto che te lo dà un'indicazione visiva sulla mappa. Buono. Vediamo un po' la nostra nidata qua come procede. Ne vedo un paio lì. Vediamo se ce ne sono altre. Aspetta che non volo di sotto. Sono volato di sotto ovviamente. Buongiorno, buon salve. Scusate, ce ne sono altre due là. Una lì sotto. Scusate, che prendo tutte le mie uova. Buon salve. Ok, perfetto. Poi vi lascio stare, promesso. Ce ne sono un paio anche qui. Buono. Per adesso vedo un sacco di uova di dodo normalissime. Mi sono accorto che c'era qualche maschio e potrei averlo un attimino silurato male. Però, come potete vedere, l'Oviraptor fa il suo bel lavoro anche con le uova normali dei nostri dodo. Scusate. Buon salve. Fatemi passare o vi siluro tutti. Vi tiro una bomba a mano qua dentro. E poi succedono queste cose, che c'è la Gisualda che mi rimane bloccata in volo perché sotto ci sono troppi dodo. Ah, Ark, tu e i tuoi bug. Buono, dai, io vedo di passare un'altra mezz'oretta a raccattare uova dai nostri cicci e dalle altre creature sull'isola. E dopo vediamo di continuare con il nostro episodio. Buono, io ho passato un po' di tempo a raccattare quante più uova possibili. No, scusi, io volevo arrivare alla casa. Ma perché devo atterrare dall'altra parte? Oddio, sono atterrato su un optero praticamente. Grazie che mi ha attutito il colpo. Non penso di averne abbastanza per far tutto. Vediamo un po', dovrei poter forse sbloccare qualcosina. A parte che chi è che posso mettere le orecchie da coniglio? Dopo devo fare un salto, vado a prendere il Force One e gli cambio le orecchie da coniglio. Ah mio Dio, peraltro se uova pesano anche un bozzo incredibile. Ciao Cooking Pot, cuccati tutte le mie uova. Vediamo di accenderlo, perfetto. E ne ho abbastanza per fare una delle due tipologie di capelli. Oh, senti, devo prendere quella più stramba. Assolutamente, craftami questa, la devo vedere assolutamente. Oh, senti, testiamola sul nostro T-Rex qua, eh. Parato con sta pioggia, voglio dire, vediamo un po'. No, non gli posso cambiare l'aspetto della sella, forse gliela devo cavare. Ora è fatta e quando gli rimetto la sella non oso immaginare. No, 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 scusa. No. Mi fa male i reni. Aia, mi fa male i reni. Fa male tutto. Cos'è quella roba? Ci sto morendo male. A parte essere effettivamente molto abnorme, ma non riesco a prendere seriamente il nostro T-Rex adesso. Oh, senti, facciamo una bella cosa. Mi perdo un'altra ventina di minuti a raccattare uova e ci proviamo anche il secondo tipo di cappellino. No, lo devo vedere assolutamente, lo devo vedere assolutamente. No, aspetta che veramente devo però cambiare il cappellino del nostro Air Force One. Ciccio, te mi sei rimasto ancora un po' troppo natalizio però, eh. Mi domando con la nuova sellina quanto sarai bello, vediamo un po'.
Cioè, avevi un aspetto molto imponente. Ok, il cappellino da Natale non ti giovava più di tanto. Se vedo un uccello del genere che mi si avvicina, muoio dalle risate prima che l'uccello stesso mi sbrani. Beh, non che col T-Rex sia meglio, onestamente. Buono, sono riuscito a raccattare un altro po' di uova. E adesso voglio vedere assolutamente. Ah, adesso smette di piovere, perché dico la porca. Voglio vedere assolutamente l'altro cappello. Vediamo un po'. Ecco qua. Praticamente credo che sia semplicemente un cappello fatto a uovo della serie, perché no? Oh, senti, c'è il nostro caro Leocarno, che anche lui mi è rimasto natalizio da ben 3 anni. È ora di cambiare stagione, Leocarno. Ciccio, mettiti questo che è meglio. Secondo me stai molto... Ma cos'è? Perché? È il bello che credo che le abbiano fatte di tutte le dimensioni diverse, ognuno per ogni singolo dinosauro. Ah, Leocarno, voglio essere onesto, un po' ti preferivo col cappello di Natale. Peraltro c'è il noto pinguino che continua a gironzolarmi tranquillo e felice, lui, È un mistero che sia ancora vivo, ma vabbè, dettagli. Teoriamo la rabbia repressa su tutti i cavolo di dilofosauri della zona, perché sto povero Cristo veramente. No, mi spiace Ciccio, non riesco proprio a prenderti seriamente. Già sembra che ci abbia il muso incazzato, come a dire ti prego cavolo subito o ti sbrano il cugino, ma vabbè, dettagli. E in teoria le uova restanti, se hanno mantenuto la modalità degli altri anni, possono essere utilizzate per essere dipinte. Purtroppo non credo di aver colorante, forse da qualche parte, vediamo un po'. Sì, effettivamente ancora me lo fa piazzare sul tavolo. Però è già precolorata, l'ultima volta mi pare fosse tipo bianca, vediamo un po'. Non mi dà opzioni, il che vuol dire che devo avere un pennello grande, non un grande pennello. Forse ne avevo qualcuno qua. Ma è una vita che non li uso. Ci sono un po' di colori di base, qua c'è il giallo. Qui è altro, del verde, che per me sembrava giallo, santo daltonismo. Ecco qua che c'è il mio grosso pennello. Sì, è com'era un tempo, ci sono... Ah, le regioni adesso! Oh, molto più facile dipingerlo, quindi puoi decidere tu semplicemente il colore da applicare. Oh, pratico. Quindi se faccio così si colora. Oh, ecco perché. Perfetto, perfetto, ci vuole una vita. E come notate, sotto l'indicatore della vernice restante sta pian pianino diminuendo. Ma ci vuole veramente tanto una vita. Quindi passo così e diventa di un altro colore. È ancora un po' a bassa definizione, molto squadrettato il tutto. Però, senti, funziona. E via, basta che non ci voglio stare a fare il piccolo pittore di uova. In teoria non dovrei aver salvato le modifiche. Ho danneggiato irreparabilmente l'uovo, facciamo finta di nulla, ce lo mangiamo così comunque. Buono, nel frattempo è praticamente sera, io vedo di far dormire la Gisualda un altro po'. E domani mattina ci aspetta ancora qualche cosa. Perché tutti cacano? Passo io e la gente caca, secondo me è un complotto internazionale, E ok, è la mattina successiva e volevo fare un piccolo lavoro. Non riuscirò a completarlo in questo episodio perché mi richiederebbe una quantità spaventosa di tempo. Ma diciamo che il bello di Ark, che ti ricorda molto, va da sé, Jurassic Park. Però ste mura in pietra mettono la tristezza. Ok, quando vedi il cancellone ancora. Ma voglio fare un po' di lavoro in corso, se non vi dispiace. Quindi tipo un cancellone così grosso, non lo so, non mi convince. Secondo me lo possiamo demolire. Porco cane, mi è caduto su un piede, fatto malissimo. Aspetta che mi ha anche tipo sganciato la quantità in mani di scorte, perché ci voleva un botto a farlo sto coso. Sperem ben, Sperem ben, buongiorno, scusate, permesso, mi muovo a fare le macerie. Allora, vediamo di eliminare le rocce che sono spawnate davanti alla mia base dopo che hanno sistemato la mappa alcuni mesi fa. Buono, già un po' meglio, il problema è che adesso le genti mi stanno cominciando ad entrare. Scusi, signore, porti pazienza, ma mi si dovrebbe levare dalle scatole. Lei e il cugino qua tartaruga ninja. Tartaruga ninja, fuori dalla ciolla. Che stai a fare i lavori in corso negli altri. Ma porco cane, volevo avere la visuale libera e tranquilla, invece no che mi devono spawnare le cose. Tornando a noi, se voglio avere qualcosa che mi dica Jurassic Park, devo trovare una mod che mi permette di avere la porta del Jurassic Park. Che porco cane quanto non è alta. Ma vabbè, dettagli. Allora, piazzarla non sarà semplice. Gioco no, non inter... No, statti buono. C'è il gioco che già sta interpretando cosa dovrebbe fare. Ok. Bellissima. Abbiamo la porticina del Jurassic Park con torcine e tutto il resto e si è agganciata perfettamente. Però c'è sta roccia che proprio non mi piace. Gisualda, butti giù senza un minimo di rispetto. Mi piace l'animazione della Gisualda. Non muove le gambe, muove solo il busto. Oh, Ark è uscito da 3 anni, hanno fatto la TLC e tutto il resto, ma ancora animazioni di personaggi e alcune cose sono di una legnosità spaventosa. Ok, così adesso riesco a mirare la porta un pochettino meglio. Non male, dobbiamo cavargli ancora un po' di pianticine, ma va da sé che dobbiamo anche mettergli ovviamente la porta vera e propria. Ok, ora fa molto di più Jurassic Ark, non c'è che dire. Aspetta che me la voglio testare. Vediamo un po' che roba è, vediamo.
No, 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 no. Ok, ho dovuto cavare l'audio perché c'è la musica originale di Jurassic Park quando apri la porta. No, ti prego che mi piglio il copyright della vita. Fatemi togliere le pianticine, ma non è finita qui, aspettate. Questo è solo l'inizio. Porco cane, vi giuro, è tipo 8022 anni che avevo sta mod da testare e finalmente la posso fare, però via le pianticine. Quindi ogni volta che aprirò sta boia di porta ci sarà il tema di Jurassic Park che mi parte. Buono, se abbiamo Jurassic Park dobbiamo avere anche la recinzione elettrificata che ci protegga dai pericoli dell'esterno. Cioè, a parte che ci passa di tutto, ci passano 26 bronto da sta porta. E potremmo quindi riutilizzare questa zona, vi ricordate è stata la nostra gabbia per un certo periodo. E ci metteremo ovviamente un generatore elettrico che manterrà alimentata la corrente elettrica esterna. E tra poco capirete perché. Ecco qui, lo facciamo passare attraverso la peretina. Olè. Ah, con quanto lag non me lo dici, Ark? Porca di quella porca. E da questo lato ci colleghiamo l'uscita elettrica. Questo è necessario perché sennò quando io metterò i cancelli elettrici, questi non funzioneranno, sono correttamente collegati. Allora, ci sarebbero quelli giganteschi, ma non li metto. Cioè, per farvi vedere quanto boia non sono giganteschi, adesso ne collego uno o due secondi. Ecco, è tanto grande, ok? Direi anche un po' eccessivo. Tanto eccessivo, a parte che mi si è compenetrato malissimo con la porta, Pertanto noi sceglieremo la versione un pochettino più tascabile, che dovrebbe comunque bloccare la maggior parte delle minacce. Vediamo se riesco a collegarlo, non è facile perché mettersi robe dritte è sempre un boia di incubo, quindi viene come viene e voilà! Ovviamente la parte con i cavi elettrici deve stare dall'esterno, perché qualunque dinosauro ci metta la sua bella boccuccia, ci dovrebbe prendere la 2,20. E in teoria si dovrebbero anche agganciare tra di loro. Oh, perfetto! Oh, perfetto, non so come si comporteranno sulle collinette che salgono, però va che spettacolo, potete vedere l'esterno. Effettivamente riduce anche il senso di claustrofobia. Il bello è che si aggancia anche a diversi gradi, come potete vedere a 90, 45 o letteralmente in orizzontale. Ora io cavo un altro po' di queste paretonze. Ecco qua, adesso comincio ad andare un attimino sottoterra. Non è perfetto perché ovviamente come tutte le mod c'ha i suoi bug. Vediamo però se metto in teoria la benza. Si dovrebbe accendere. Io spero di averlo collegato correttamente. Gioco, ti prego. Vabbè che li potete raccogliere, non è sto gran problema. Allora, vai di gasolio. Tacca sto coso che fa un casino immane. Hanno anche diminuito. Se si accende la lucina, in teoria a posto. Mi sembra che la lucina ci sia. Aspetta che guardo bene. Ah, sì, fanno rumore addirittura. E come potete vedere c'è l'animazione della corrente che passa. Questi no. Non so perché. Probabilmente dobbiamo passare i cavi dell'elettricità anche in questa direzione in modo tale che siano più correttamente collegate. Aspetta che provo a collegare da quest'altro lato un'altra presa elettrica. Ho sentito un rumore di accensione. Porco cane, quanto mi lagga Ark adesso. Quindi in teoria si dovrebbero essere accese anche queste, ma non l'ultima. Quindi sì, l'importante è che facciamo una serie di cavi che passi vicino a questa. Ed è praticamente fatta. Ammetto che se potessi testarla con qualche creatura non sarebbe male. La posso testare con la Gisualda? In teoria che la Gisualda ci prenda la corsa, No, a noi non fa assolutamente niente, per fortuna. Cioè, mi piace come testo io le cose. Mi ci butto sopra e incrociamo le dita. Ecco, adesso che l'ho presa e rimessa è correttamente collegata alla corrente. Quindi se vedete che non si accende la lucina, provate a cavarla e rimetterla e prima o poi dovrebbe partire. Spero che per adesso mi chiudo anche la zona di qua. Però se riuscissi... Aspetta, è collegata? Oh, è collegata anche questa, quindi si è collegata direttamente fino là in fondo. Oh, quindi allora non servono tante cose di energia elettrica. Pare che dopo un po' si colleghino effettivamente tra di loro. Beh, questa l'ho messa al contrario. Ora è girata correttamente e ci passa la corrente. Buono! Buono, vabbè, la storia del Jurassic Ark mi piace da morire. E basta con la musica, che sennò devo stare a fare tutto il lavoro. Bello, 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 bello. Ora posso veramente dire benvenuti al Jurassic Ark. No, beh, chi si inventa queste cose è un plauso incredibile. E mi piace da morire la storia del vetro più metallo e via dicendo. Oh, l'open space, guarda che figata adesso. Anzi, vedere le case in pietra mi mette la tristitudine. Però potete farmi tutte le big porticione così e ci passa letteralmente di tutto. Vediamo se l'attacco angolare è perfetto. E in teoria dovrebbe passarci corrente, ottimo. Si mimetizza perfettamente come fosse una cosa unica. E voi potete continuare, dato che qui siamo anche in rettilineo raddrizza, a mettere tutte le vostre recinzioni, assicurandovi solamente che la parte elettrica sia dall'esterno. Va da sé che l'unica cosa di cui dovremmo essere sicuri è che il generatore non si scarichi. Se no, questo muro quanto ha di resistenza? 20.000, una parete di pietra ne ha 10.000. È comunque il doppio di una parete di pietra, eh.
Non è che mi lamenterei. Poi posso rimuovere anche tutti sti cosi in legno. E dovremmo praticamente essere a posto. Wow, che figata. Ci viene fuori veramente il Big Jurassic Park qua, eh. Anzi, no, scusate, Jurassic Ark. Ah, per dover di cronaca c'è stato un piccolo bug barra incidente. Il cappellino di Leocarno si è ristretto. Non l'ho lavato, giuro. Di solito lavo a basse temperature. Però si è ristretto, non so perché, ma si è ristretto. Aspetta che provo a cavarlo e rimetterlo. Ah, questi bug. Ok, si è sistemato. Il che vuol dire che mi sa che anche il cappellino del nostro T-Rex si dovrebbe essere ristretto. Porco cane del lag. Sì, si è ristretto, ma proprio tanto tanto. Ma santo cielo, sviluppatori, ma vi siete calati le uova di Pasqua sotto droghe anche voi, ok? Adesso a posto. Come prima è tornata la serietà in questo episodio. Ma santo cielo del lag. E in effetti la Gisualda è l'unica che non mi è pasquale, Brighella. Quindi anche a lei le diamo il cappellino pasquale. Gisualda mi è contenta. Il ritratto della felicità umana, Da quando me la sono presa con lei tanti episodi fa che mi andava in giro mezza ignuda con le orecchie da coniglietta, adesso si veste solo in maniera seria. Più o meno seria, ma ho bel dettaglio. E ok, dai, direi che per questo episodio ci siamo già visti un po' di cosine. Scusate, che devo preparare anche il pranzo. Perfetto, intanto lasciamo lì il pranzo. Anzi, intanto accendiamo così mi si scalda per bene la pentola. Ciccio, te finirai in padella molto presto, ok? Qua abbiamo tutto quello che ci serve per un buon pranzetto di Pasqua. Ci mettiamo anche un paio di uova. Ribadisco che non so come una creatura così abbia cosato un uovo colà. Ma ho bel dettaglio. Gisualda, lei ha la faccia di una donna che ha visto cose, eh. Guardi che c'è suo papà sulla Pixark che si sta divertendo tantissimo, eh. L'uomo è andato di testa completamente. Ma vabbè, dettagli. Non ho sbagliato tasto, non ho sbagliato tasto, non ho sbagliato tasto. Porca di quella iperporca, ho fatto danni. Ho fatto tanti danni. Ho chiaramente fatto tanti danni. Questa scena è altamente inquietante. Ragazzi, ragazzi, placatevi. Ho sbagliato a cliccare il tasto. Ho sbagliato a cliccare il tasto. No, vi giuro, è diventata una scena horror. È diventato una scena... No, no, ma te scherzi. È diventato di colpo una Pasqua horror. Buono, io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Che te la vendetta del dodo. Io mi metto in un angolino e non mi muovo più. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condietevi per crescere. Vi auguro tanta tanta buona Pasqua. Meno horror della mia di certo. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Mi sto cacando tantissimo. Maledetto dodo. Ciao ciao.